Buongiorno a tutti ragazzi, buongiorno a juventini, romanisti, milanisti e soprattutto napoletani. Benvenuti e buon anno in questo mio primo video del 2015. Questo primo video incentrato su di voi, come ho detto nell'ultimo video, sarà un video fact time, ovvero risponderò alle vostre domande che mi avete mandato in questa settimana, in queste 2 settimane. Me ne sono arrivate diverse, sia su Facebook che su YouTube, sia in privato. Avrei voluto iniziare quest'anno con 2 novità, però ce n'è solo una. Ce n'è solo una, ovvero questa. Per la seconda novità bisogna aspettare una settimana, due, insomma, dopo la giornata di campionato. Questa sigla me l'hanno fatta amici Emanuele e Simone, che li ringrazio infinitamente, e proprio Simone mi domanda: meglio puntare a vincere l'Europa League ed entrare in Champions, tralasciando il campionato, oppure puntare tutto sul campionato con la speranza di arrivare secondi e terzi? Benitez è un uomo di coppe, quindi se c'è la possibilità io punterei sull'Europa League. Tralasciando completamente il campionato sarebbe un suicidio, perché va bene vincere l'Europa League, però se in campionato non ti concentri va a finire che arrivi sesto o settimo, in Champions non ci entri più. Quindi io credo che vincere l'Europa League può essere l'obiettivo primario, ma arrivare terzi è un bell'obiettivo. Quindi sì, punterei su vincere l'Europa League e arrivare terzi, perché se si vuole una cosa, si può fare. Daniele mi domanda: quanto è distante il Napoli dalla Juventus, secondo te, specifico? Quanti campioni vi servono per competere con noi? Un saluto a Daniele, youtuber juventino di bianconero nelle vene. Io credo che sia tutto un fatto di mentalità. Un fatto di mentalità contro le piccole. E qua il Napoli deve crescere molto. Perché sul campo io non ho visto tantissima differenza, parlo in Supercoppa, tra Napoli e Juventus. Cioè, siamo nello stesso livello, manca solo la mentalità di affrontare determinate squadre. Allora, i campioni in Italia non verranno mai, questo è poco ma sicuro. Però campioni si diventa se compri un giovane e lo fai crescere e te lo tieni fino alla fine. Non è che lo compri, lo valorizzi e poi lo vendi, come fa l'Udinese. No, una grande squadra si compra un giocatore, lo fa crescere e se lo tiene fino a quando gli serve, fino a quando non vinci qualcosa di importante. Andrea mi domanda: dove credi possa arrivare il Napoli in Europa League e in campionato? Allora, in Europa League, se ci crediamo, la possiamo vincere. Facile, perché il Napoli ha una rosa buona. Ovviamente mancano quei 2-3 pezzi per completarla definitivamente, però se la vuole la può fare. Riguardo al campionato, io sono fiducioso che arriveremo terzi. Gianni mi domanda: secondo te Gabbiadini arriva al posto di Calehon conoscendo il pappone? Allora, riguardo al pappone non mi esprimo, che De Laurentiis ci ha salvato 10 anni fa, tutta storia a Priessa, ha fatto le sue cazzate eccetera, però lasciamo perdere il discorso del pappone. Riguardo a Gabbiadini, secondo i rumors sì, però riprendo il discorso di prima: se vuoi diventare una grande squadra, questi giocatori te li tieni per avere una rosa più competitiva. David mi domanda: basterà un buon mercato di gennaio per convincere Benitez a rinnovare? Io penso che se la società non rinnova con Benitez, per puntare Montella o Mihajlovic, sarebbe comunque un fallimento, dato che non sono esperti come Benitez e ci lasciamo sfuggire un grande allenatore, dal mio punto di vista. Allora, David, buon mercato di gennaio sicuramente, però De Laurentiis si deve promettere carta su penna che anche a luglio farà un mercato di buon livello,
perché se arriviamo terzi abbiamo bisogno di giocatori con le palle. Riguardo al fatto che Benitez, se non rinnova, io non punterei assolutamente su Montella e Mihailovic, perché sono esordienti, stanno facendo bene, però sono esordienti. E prendere Montella e Mihailovic per me sarebbe un passo indietro. Io punterei o su Simeone o su Klopp. Sono sogni, però questi sono gli allenatori adatti se vuoi vincere qualcosa invece di tornare indietro. Fabio mi ha domandato tre cose, però io ne risponderò solo una, altrimenti il video andrebbe per le lunghe. E mi domanda: il Napoli è forte quanto la Roma o più? Allora, la Roma l'anno scorso in casa li abbiamo umiliati tutti e tre volte. Io penso che la Roma non sia più forte del Napoli. Forse l'organizzazione è più forte del Napoli. Forse la società è più forte del Napoli perché punta a vincere subito, incominciando dallo stadio. La Roma è forte in società perché già è proiettata nel futuro. Il Napoli è sempre fermo oppure va lentamente. Però sul campo il Napoli ha dimostrato che è più forte nettamente della Roma. Certo, siamo arrivati terzi l'anno scorso dietro di loro. Però il campo dice che nei scontri diretti il Napoli è più forte della Roma, o almeno a San Paolo. Gabriele mi domanda: pensi che la Roma, andando avanti con l'arroganza del suo allenatore e di alcuni suoi giocatori, possa davvero vincere lo scudetto? No, con l'arroganza non si va mai da nessuna parte, né con l'arroganza, né con la presunzione, e né tantomeno a rilasciare determinate dichiarazioni. Soprattutto al fatto che stanno parlando di Roma-Juventus, di Juventus-Roma, da circa 2 mesi. E insomma, questo è un comportamento da idioti e penso che dovrebbero più pensare a giocare che a parlare. Pucci Viola mi domanda: fammi una mappa enogastronomica di Napoli, posto dove mangiare bene e prendo un buon caffè. Tra qualche settimana dovrò venire. Guarda, come in ogni posto d'Italia, dove vai si mangia bene, perché cazzo, in Italia l'unica cosa buona che abbiamo è il cibo, quindi dove vai, è sempre buono ovunque. Io non ho posti preferiti. Io dove vado, vado, mangio, quindi vai dove vuoi. Ah, Simone mi domanda: al di là di questo campionato, quali credi siano le squadre che lotteranno per lo scudetto nelle prossime stagioni? Dico Juventus, Roma, Napoli, Inter, Milan e Fiorentina. Queste squadre, se hanno la mentalità e fanno un mercato di buon livello, tutte potrebbero in futuro vincere il campionato. Soprattutto la Juve, che l'ha vinto da 3 anni consecutivi, quasi 4. Quindi, qual è la miglior squadra d'Europa e favorita per la Champions? Le solite: Bayern, Real Madrid e Chelsea. Non dico Barcellona perché Barcellona sia in Liga sia in Champions non mi ha emozionato tanto. Però tra queste tre aggiungo la Juve. Perché la Juve? Perché ha la storia, ce l'ha nel DNA, quindi se vince, io da napoletano dovrei odiarla la Juve, però da sportivo e da amante del calcio, soprattutto italiano, direi che se la Juve dovesse vincere la Champions non mi farebbe tutto questo schifo. Quindi un bocca al lupo alla Juve contro il Borussia Dortmund. Ovviamente non la tifo, altrimenti mi dovrei ammazzare. Però gli auguro in bocca al lupo sia alla Juve sia alle italiane in Europa League. Perché vincere un trofeo europeo può essere importante per il ranking italiano e magari ritrovare anche il quarto posto. Alex mi domanda: perché durante Napoli PSG abbiamo fischiato Cavani e non Lavezzi? Perché se ne sono andati in due modi diversi. Perché Lavezzi in finale di Coppa Italia già lo aveva detto, già lo aveva fatto intuire che se ne andava,
E alla vittoria della Coppa Italia si è messa a piangere. Cavani, manco una lacrima, manco una lettera. Lui era devoto a Dio, poi ha fatto le corna incredibili alla moglie. Poi prima va a dire il mio sogno è giocare nel Real Madrid, nel Barcellona. Poi va uno sconosciuto PSG che guardando la bacheca PSG Napoli non c'è tanta differenza. Lui Cavani è andato per soldi. Infatti in questo periodo sta avendo difficoltà. Sia lui che Lavezzi sta avendo difficoltà. Niccolò mi domanda, speri che Gabbiadini esploda completamente a Napoli? Allora, prima di tutto Gabbiadini non è ancora ufficiale. Io sono fiducioso in Gabbiadini. Italiano, ha 23 anni, ha fatto bene in questa prima parte di stagione segnando più di 6 gol. Io spero di sì. Spero di sì perché ha il futuro davanti a lui. E spero ovviamente che se esplode De Laurentiis non lo venda subito. Ultima domanda di Fabrizio. Cosa ne pensi di Pandev al Genoa? Allora, prima di rispondere a questa domanda, bestemmio col fatto che Napoli-Genoa sarà di lunedì. Quindi, Fabri, spero che l'anno prossimo a Napoli-Genoa ci vediamo e ci facciamo una bella foto assieme, perché ci vo'. Che cazzo. Riguardo alla domanda, Pandev è uno che ha vinto tutto. È anche vero che ha 31 anni. È anche vero che il Genoa gioca 4 col 3-4-3, ma può fare bene. Può fare bene e può dare il suo contributo. Quindi, se il Genoa dovesse prendere Pandev, farebbe un discreto colpo. Certo, è un po' discontinuo, un po' lento, però i colpi da campione ce li ha. Vaiù, grazie per le domande. Ci vediamo per il prossimo video dopo la partita di Cesena-Napoli. Speriamo di non sottovalutare Cesena. Speriamo di non perdere la Cesena, altrimenti rompo tutto. Quindi, vaiù, buon anno ancora e forza Napoli! Ciao, vaiù!